Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti tutti di nuovo un anno dove abbiamo questa opportunità come grazia di Dio per celebrare questa solennità della nostra Madre Maria Ausiliatrice, un giorno dove sempre il cuore è pronto a sentire in profondità tante cose che il Signore nel suo spirito ci dice. Benvenuti, benvenute tutti, e nella fede preghiamo e ci prepariamo per celebrare degnamente i santi misteri. Tu sei il figlio di una Vergine Madre, Signore, pietà. Signore, pietà. Sotto la croce ci hai donato Maria. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Tu sei la risurrezione e la vita, Signore, pietà. Signore, pietà. E Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Oh,
Preghiamo. Signore, Dio nostro, Tu hai costituito la Vergine Maria madre e aiuto dei cristiani. Per sua intercessione concedi alla Chiesa la forza del Tuo Spirito per superare con sapienza e amore tutte le prove e partecipare fin d'ora alla vittoria di Cristo Tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi». Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Parola di Dio. Grandi e mirabili sono le Tue opere, o Signore Dio Onnipotente. Giuste e veraci le Tue vie, o Re delle genti. Chi
non temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo. Tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessero l'adozione a figli. E che voi siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo Figlio, che grida: Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. Se poi figlio, sei anche erede per volontà di Dio. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me?
non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed egli gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Carissimi tutti, di nuovo rinnovo il benvenuto. Che bellissima visione da qui, vedere questa comunità che celebra la grande solennità della nostra madre ausiliatrice. Sono veramente felice di trovarmi in mezzo a tanti di miei confratelli salesiani di tutto il mondo, che per un motivo o un altro sono arrivati qui per la festa di Maria Ausiliatrice, anche con l'ispettore della provincia lombarda Emiliana e anche dell'ispettore del Piemonte Valle d'Aosta e tutti noi. Bel momento, tutti accanto all'Ausiliatrice e a Don Bosco nel nome del Signore. Voglio sottolineare, come ho fatto l'anno scorso, anche una realtà bella. Abbiamo vissuto, fino a ieri, un incontro molto significativo. I rappresentanti superiori, maggiori, coordinatori mondiali, vuol dire le autorità di tutti i gruppi della nostra famiglia salesiana, 32 gruppi, congregazione, associazione di fedeli, qui presenti, che come famiglia salesiana ci abbiamo trovato per dire: Don Bosco, siamo qui, la tua famiglia salesiana continua a fare un cammino di fedeltà. Sono qui presenti alcuni, non altri in mezzo a voi, però sottolineo il valore dell'universalità. In un mondo dove sempre di più si chiudono le frontiere, noi abbiamo qui delle sorelle del Guatemala che lavorano con il popolo Maya, abbiamo delle sorelle della Thailandia e laiche del Venezuela, vengono anche del Uruguay, vengono del Salvador, della India, altri hanno fatto un viaggio più piccolo, per esempio da Tivoli, però è fortissimo il simbolismo. La famiglia salesiana di Don Bosco, presente qui, nei suoi rappresentanti del mondo, e questa comunità cristiana che oggi celebra la grande festa di Maria Ausiliatrice. E anche questo anno, come ho fatto l'anno scorso, voglio dire le parole prendendo questo forte simbolo della casa. E voglio fare un riferimento a 3 cose molto semplici. Voglio insistere con questo appellativo di casa, che stiamo in una
casa di santità, una casa di devozione e una casa globale missionaria. Mi spiego, però ho cercato di trovare tre parole che possiamo almeno una ricordare e portare nel cuore. Una casa di santità. E la strena di quest'anno è una strena che fa un invito a nome di Papa Francesco: la santità anche per te, volendo dirci il cammino di santità del cristiano oggi ha tutta l'attualità, non è dei secoli passati. Oggi è comune e possibile. Per questo la santità anche oggi per te. Voglio condividere con voi una cosa preziosa che ho maturato un po' di più in questi ultimi mesi, anche con la nostra riflessione sulla casa di Don Bosco, Palazzo Pinardi. Sicuramente tanti di voi e le persone che ci vedono e seguono per mezzo della TV non sanno che veramente qui Don Bosco ha fatto di questa casa una scuola di santità. Vi dirò perché. Quelli che siamo qui abbiamo visto, conosciamo il Palazzo Pinardi, questa piccola casa dove Don Bosco ha vissuto con i suoi, con la sua mamma, con più di 250 ragazzi. Quello che non si dice tanto e non si pensa è che nel tempo della vita di Don Bosco qui hanno vissuto 11 ragazzi e giovani salesiani e anche una mamma che oggi sono venerabili o beati o santi della Chiesa. 11, non ho detto uno, 11. Vuol dire che in questa basilica più piccola in quei tempi e tutta bianca, o in questa chiesetta di San Francesco di Sales, promuovere la santità semplice del quotidiano vuol dire nel gioco, nello studio, nel mangiare la polenta, nel pregare, era un cammino comune. Vi dirò chi? Lo stesso Don Bosco, la sua mamma, mamma Margherita, Domenico Savio Santo, abbiamo qui la sua salma, il braccio destro di Don Bosco e il giovane in quel momento ragazzo Michele Rua, oggi beato, anche qui. Un altro salesiano che ha fatto resistenza a Don Bosco perché non voleva essere salesiano, dell'Un Monferrato, beato Filippo Rinaldi. Altri giovani che dopo hanno lasciato a Don Bosco per continuare la vita e sono fondatori, come Murialdo, beato Murialdo e Orione. E sono stato con Don Bosco, lui gli ha detto: andate in pace, vi aspettano cose belle. Ragazzi come Luigi Variara, che ha visto a Don Bosco anche per l'ultima volta un mese prima della morte di Don Bosco. Giovani salesiani che sono stati martiri come Monsignor Versiglia e Calisto Caravaggio. Andrea Beltrami, dopo missionario, che ha vissuto qui. Tutti nella presenza e compagnia di Don Bosco. Vuol dire qualche cosa bella e comune si viveva qui, in questa basilica, in questo cortile, in questa piccola casa. Perché l'amore a Gesù era la meta di tutti i giorni e perché Don Bosco credeva veramente che i suoi ragazzi potevano fare un bel cammino di santità. Anche questo oggi è possibile per noi cristiani e famiglia salesiana. Vi invito a non dimenticare questo, perché lo Spirito Santo di Dio non ha lavorato fino a 40 anni fa,
Lo Spirito Santo si fa presente tutti i giorni in tutto il mondo, in tutta la Chiesa, anche oggi qui in mezzo a noi. Per questo una casa di santità, e ringraziamo Dio per questo. Secondo, una casa di devozione. Questa è la mia casa, da qui sarà la mia gloria. L'anno scorso abbiamo celebrato 150 anni della fondazione e costruzione della Basilica di Maria Ausiliatrice. Questo anno celebriamo 150 anni della costruzione, tra virgolette, del gruppo umano che doveva continuare la devozione di Maria Ausiliatrice. Don Bosco è stato sempre un uomo di governo, di intuizione, di organizzazione, e ha detto: non è sufficiente con avere le mura della Basilica alla Madonna che tanto amo, ho bisogno di sempre di monumenti viventi. Le figlie di Maria Ausiliatrice per la Madonna, l'associazione di Maria Ausiliatrice per continuare a promuovere la devozione alla Madonna in tutto il mondo. Questo anno, un anno dopo della Basilica, 18 aprile, ha cominciato la celebrazione del 150° anno della fondazione dell'Associazione di Maria Ausiliatrice. Le cose hanno un profondo simbolismo e profonda forza. Di fatto, alla fine dell'anno sarà l'8° congresso di Maria Ausiliatrice a Buenos Aires per mettere in movimento spirituale a tutta la famiglia salesiana del mondo accanto alla Madonna e sotto la sua protezione. Bellissimo. Allora, anche questa casa di devozione, però non una devozione che non produce niente, una devozione che prepara per la vita e la vita nello spirito e aiuta a fare un cammino di santità e di carità. Questa è la devozione mariana e cristiana e salesiana. Per ultimo, una casa globale e missionaria. Di nuovo, non è soltanto questa casa, ma come ho detto, da qui uscirà la mia gloria. Tanti di noi abbiamo visto, andando per il mondo, che troviamo dappertutto nelle presenze salesiane alla Madonna. Arrivare alla casa salesiana e vedere l'Ausiliatrice e dire: mi sento a casa. Nella scuola, nella cappella della comunità, nel cortile con i ragazzi, vuol dire: è vero che da qui in tutto il mondo è andata la madre prima o con noi, e dopo la vita continua, questa vita salesiana, carismatica, semplice, una vita che è anche missionaria. E di nuovo voglio sottolineare una cosa: oggi la famiglia salesiana sta in tutto il mondo per grazia dello Spirito Santo, perché è stata la missionarietà qualche cosa che portava molto nel cuore Don Bosco. Da qui sono partiti i primi missionari, 14 novembre 1875. Ultime parole di Don Bosco qui, su questo pulpito. Partivano per la Patagonia, oggi in 134 nazioni. 15 giorni fa io mi trovavo nel Brasile, nella selva del Mato Grosso, in mezzo al popolo Voivoro e Xavante. Nel 1904 i due primi salesiani che hanno trovato o che sono andati all'incontro del popolo Xavante sono stati uccisi per gli stessi indios. Oggi è una realtà meravigliosa di Vangelo e di costruzione
di comunità Chavante e Vororo. Anche 100 giovani Chavante e Vororo oggi fanno studi superiori nella nostra Università Cattolica Don Bosco di Campo Grande per dare a loro gli stessi mezzi per difendere il suo popolo, i mezzi della formazione. Lì ho pregato per altri martiri che abbiamo avuto. E questo mi fa pensare come quando ho visto adesso la statua di San Francesco Saverio, che un mese prima, ero a Goa, India, e ho voluto celebrare l'Eucaristia lì dove sta il sepolcro di San Francesco Saverio, grande missionario. E ho celebrato l'Eucaristia nell'incontro di due grandi missionari, San Francesco Saverio e Don Bosco. E uno può dire, ma come? Don Bosco mai è andato via da Torino? Don Bosco non è andato alla missione, però lui portava questo cuore missionario e ha inviato ai suoi figli e figlie dappertutto una volta che ha potuto farlo. Per questo questa casa è una casa anche di missione. È una casa che vede il mondo come un mondo a abbracciare, dove tutti i giorni si fanno i miracoli della vita, di dare senso alla vita in tutte le presenze del mondo, dove, come ho detto, in un mondo dove oggi a volte la paura fa chiudersi, noi vogliamo testimoniare che nel nome del Gesù non ci sono le frontiere e che crediamo nella universalità e nella diversità, specialmente in mezzo a noi e nelle nostre comunità. Finisco dicendo che questa casa deve ricordarci sempre che la Madonna ha fatto tutto con Don Bosco. Era il 17 di maggio del 1887, pochi mesi prima della morte di Don Bosco, quando ha celebrato al Sacro Cuore, benedicendo quella basilica che lo ha portato alla morte per tante sofferenze, però è riuscito a finirla, e Don Bosco celebra l'Eucaristia nell'altare di Maria Ausiliatrice, e Don Bosco piange, e Don Bosco piange e piange. E una volta che è finita questa Eucaristia speciale, le dico, Don Bosco, si trova male, cosa succede? E con profonda emozione dice, ho capito quello che la Madonna mi ha detto quando avevo 9 anni nel sogno. E adesso vedo chiaramente che è vero, che lei ha fatto tutto. Questo deve essere il nostro leitmotiv salesiano e come famiglia salesiana. La Madonna continua oggi a fare tutto, a volte con la nostra povera realtà e il nostro povero aiuto. Per questo ci invita a vivere un cammino semplice di santità, casa di santità, a non dimenticare mai questa devozione che ci porta a lei e in lei a Gesù, il suo figlio, e non dimenticare mai che siamo aperti al mondo, alla diversità, e che facciamo un cammino sul sicuro, perché lei ha fatto e continua a fare tutto. Posso dirvi con sincerità che io lo credo profondamente, e nei miei viaggi per il mondo lo vedo dappertutto. Bene. Che l'Ausiliatrice ci porti della mano per fare quello che il Vangelo ha detto: fate quello che vi dirà. La mamma sempre ci porterà all'incontro di Gesù, e la parola sempre sarà questa: ascoltate il mio figlio,
Sentitelo, fate quello che vi dirà. Bene, ciascuno di noi sappiamo veramente cosa ci dice il Signore. È sufficiente con ascoltare la sua voce nel nostro cuore e continuare a fare un umile, semplice e quotidiano cammino di piccola santità, come ha detto Papa Francesco. Amen. Ci mettiamo in piedi per fare professione della nostra fede. Diciamo con un profondo sentire nel cuore: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu il terzo giorno è risuscitato secondo le è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono. Fratelli e sorelle carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che nella sua immensa bontà ha voluto Maria quale cooperatrice della missione salvifica del Figlio. Preghiamo e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore, per la Tua Chiesa, perché possa sempre annunciare la Tua parola di verità mediante il lavoro instancabile di pastori e santi. Preghiamo. Per i giovani, specialmente i più poveri e abbandonati, attirali accanto al tuo cuore perché possano sperimentare la dolcezza del tuo amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli educatori, perché seguendo l'esempio di Maria possano essere umili e pronti al servizio per il bene dei giovani. Preghiamo. Per il Rettor Maggiore e la Madre Generale e tutta la famiglia salesiana, siano sempre segni di speranza, capaci di comunicare Cristo ai giovani del mondo, soprattutto quelli più soli. Preghiamo. Per le vocazioni, perché molti possano accogliere la Tua voce e arricchire la Chiesa con la generosità e la fedeltà delle loro risposte. Preghiamo.
Dio Padre misericordioso, ascolta le nostre preghiere e per intercessione della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, fa che progrediamo nella fede, nella speranza e nella carità per vivere ogni giorno nella tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Grazie.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il sacrificio di salvezza che ti offriamo, Padre, comunichi a noi l'ardore del tuo spirito che animava il cuore del Signore Gesù e sempre con la protezione dello Spirito Santo di Dio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore Dio nostro. È veramente giusto renderti grazie e bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità della Vergine Maria, aiuto dei cristiani. Umile tua serva, modello di ogni virtù, ha risposto pienamente al tuo disegno di amore, cooperando con l'obbedienza della fede e la carità ardente all'opera di Cristo nostro Salvatore. Unita a Lui nella gloria, continua la sua missione verso la Chiesa, con materna cura aiuta e assiste i suoi figli nelle lotte e nei pericoli, mentre camminano verso la Gerusalemme celeste. Per questo dono della tua benevolenza, il cielo e la terra si uniscono esultanti per cantare un canto nuovo. Veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito e gli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo
offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e acceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli fatta di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Don Bosco e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per il Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci invita ancora una volta a vivere questo cammino di santità semplice ma vera, sempre con la protezione della sua mamma. Con questi sentimenti rivolgiamo oggi la nostra
preghiera al Signore e vi invito a farlo anche con un segno di universalità. Qui ci troviamo persone di più di 40-50 nazioni, ciascuno prega nella lingua materna nella quale ha imparato a dire il nome di Dio. Diciamo insieme: Padre nostro che stai nel cielo, santificato sia il tuo nome, venga a nosotros tu regno, hágase tu volontà in tierra come in cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Liberaci, o Signore, di tutti i mali e concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore Gesù risorto sia con tutti voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati noi, invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
presso la Cappella del Crocifisso la comunione per i celiaci. Presso la Cappella del Crocifisso la comunione per i celiaci. Grazie.
Preghiamo. O Padre, tu ci hai nutrito con il pane del cielo, Gesù Cristo nato dalla Vergine Maria e risorto come primizia della nuova creazione, concedi a noi di camminare verso di te in novità di vita e di collaborare all'evento del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Caro Don Angel, ti ringraziamo a nome di tutto il Movimento Giovanile Salesiano per la tua presenza in questo giorno di festa. Sentiamo la figura di Maria sempre vicina a noi, modello per una Chiesa giovane che vuole seguire Cristo con freschezza e docilità. Il Papa ci ricorda nell'esortazione apostolica Christus Vivit che il sì di Maria è stata una cosa diversa da un'accettazione passiva o rassegnata. È stato il sì di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole scommettere tutto, senza altra garanzia, che la certezza di sapere di essere portatrice di una promessa. Anche noi sentiamo viva questa certezza, ma spesso il mondo ci paralizza e abbiamo paura di metterci in gioco finché non abbiamo tutto chiaro o assicurato in anticipo. Abbiamo bisogno di figure vere e credibili che, come Maria, sappiano testimoniare che ne vale la pena. Sì, fidarsi di quella promessa ne vale la pena. Da sempre troviamo questo coraggio nella famiglia salesiana e ci sentiamo guidati in questo cammino. Nonostante ci siano tanto rumore e distrazioni, non smettiamo di cercare Maria. Chiediamo all'ausiliatrice che continui a guardare a questo popolo di giovani e preghiamo che illumini ancora la nostra giovinezza, aiutandoci con scelte coraggiose come le sue. A nome di tutti i giovani del Movimento Giovanile Salesiano, ti ringraziamo per la tua presenza. Grazie perché, come faceva Don Bosco, ci ricordi di rivolgere sempre lo sguardo verso Maria. E te lo vogliamo dire con questo applauso. Bellissimo, tesoro. Grazie, grazie. Questa anche una sera di scelte coraggiose, e allora devo comunicare ufficialmente che a causa dell'incertezza climatica cancelliamo la processione di questa sera. Ci ritroveremo alle ore 21 in Basilica per la recita solenne del Santo Rosario e alle 22:30 per un'altra celebrazione dell'Eucaristia. Alle 21 Santo Rosario in Basilica, alle 22:30 celebrazione di un'altra celebrazione eucaristica. Bene, finiamo l'Eucaristia con questo o anche io ho detto lo stesso, però crediamo nella prudenza di quelli che hanno fatto le consultazioni. Non c'è dubbio che faremo lo possibile per continuare a accompagnare alla nostra madre come sappiamo farlo. Ci prepariamo per la benedizione solenne. Dio Padre, che ha voluto Maria come aiuto del popolo cristiano e fonda su di voi l'abbondanza del suo amore. Cristo Gesù, vincitore della morte, che sulla croce ci ha donato Maria come madre, vi faccia partecipi della ricchezza della sua vita. Lo Spirito Santo,
che è sceso sugli apostoli radunati nel cenacolo con la Vergine Maria, vi renda nel mondo testimoni della risurrezione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e vi accompagni sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.